Siamo un po' così. Amore, io ti ringrazio che sei qua. Oggi parleremo del disco, sì, del tuo ultimo lavoro, perché poi adesso ti abbiamo visto in altri ruoli e hai vinto ballando. Complimenti, sei stata bravissima. Grazie, complimenti Rosalba, a me. Davvero. E a Vito, che tu avevi detto e a Vito, di però... venire qui, è solo che abbiamo deciso insieme di insomma riservare questo momento al disco. È giusto che sia così, perché adesso noi parliamo di te e del, sì, tuo lavoro, no? So che ci tieni moltissimo, peraltro. Sì, sì. Senti, però mando soltanto un filmato della tua vittoria di ieri sera. Va bene. Perché quello va rivisto, perché insomma è importante, dai. Tanto sacrificio, tanta fatica, tanto lavoro, sì, che sei fatta male. Insomma, hai avuto di tutto in questi mesi, però grandi riconoscimenti. Grazie, Rosalba, io sono felice per te, lo sai. Grazie infinite. Vediamo il filmato, vediamo quando... Grazie infinite per avermi fatto arrivare fino a questo punto. Grazie a tutte le persone che ho incontrato in questo posto incredibile. Vito, allora. E vedi, no, vabbè. Abbiamo voluto perché, insomma, perché è finito tardi ballando, per chi non l'avesse visto, giusto, insomma, io sono rimasta sveglia perché ero molto curiosa di sapere, anche perché oggi ne abbiamo parlato tanto, però è stata una bella esperienza. Sì, è stato bellissimo, mi ha dato tantissimo, veramente. Poi era una cosa sulla quale non contavo, nel senso che pensavo veramente, sai, un po' di tempo fa ho fatto questo reality, tra virgolette, che era Monte Bianco, per scalare le montagne, perché volevo scalare le montagne. Però anche lì non ci contavo, infatti sono uscita dopo una settimana. Invece qui è andata che alla fine, settimana dopo settimana, diventava sempre più alta la posta, diventava sempre più importante. Poi il fatto che Milly, in un certo senso, non in un certo senso, proprio mi ha permesso di promuovere il mio disco, ha fatto sì che io avessi una motivazione in più. E poi devo dire la verità, una cosa che ho già detto tante volte ma non mi stancherò mai di dire, è che se non avessi avuto Vito al mio fianco non sarei riuscita, perché lui ha trovato un modo per farmi andare avanti.